2-3 secondi, Ah, perché la mascherina, cara Federica, buongiorno, È obbligatoria, è sì, la obbligatoria, togliamo. però visto che noi manteniamo le distanze, Sì? ci manteniamo in distanza, puoi anche toglierla così Ok, ti vediamo in tutto il tuo va splendore. bene, Allora, a proposito di splendori, sì. beh, ieri sera ti ho visto al Foro Italico, splendente come non mai sui Sorridente. 50 Ma però. sì, io sono, cioè i 50 li ho sempre fatti un po' Sì, così come venivano, sono ecco. propedeutici. Sì, però in questo momento penso che più si gareggia e meglio è, quindi 50 comunque è un passettino verso 200 che sarà dopodomani, quindi pian piano inizio la mia scalata. Come dire, step by Sì, step. esatto. Se, anche perché tu, voglio dire, sei tornata da un su e giù, Livigno, Verona, Sì, abbiamo fatto Livigno. anche l'altura, devo dire che è venuta in un periodo giustissimo, anche perché Verona è stata una delle città più calde d'Italia, quindi insomma andare 2 settimane in montagna ci ha fatto bene. Calda in tutti i sensi, però anche questo inverno è stata una roba col lockdown. È Sì. stata una difficoltà pazzesca. Mi ricordo i tuoi appelli, come faremo a nuotare, dove troveremo acqua, questo centro federale che per fortuna che c'è. No, beh, all'inizio, sai, all'inizio era giusto che tutto si fermasse perché in una pandemia mondiale è logico che le decisioni vanno prese ed è stato giustissimo così. Però poi in fase di riapertura, ecco, quando ormai il governo aveva dato il consenso per gli sport individuali sulla ripresa, ecco, lì ci siamo ingavinati un po', però insomma è durato poco perché poi nel giro di 2 o 3 giorni eravamo già in acqua, quindi super contenta. Tutto bene, quello che finisce bene, Sì. adesso il pensiero è quello olimpico. A proposito, tanti auguri, eh? 30, ormai Grazie. fai parte della generazione 30, Sì. è una Over sensazione, 30. eh? Cioè voglio dire, da 16, avevi 16 anni, sono Sì, passati ma tra esattamente, l'altro mi sa oggi 16 anni oggi, 16 fa. anni fa, Sì. sì, noi eravamo, non c'era ancora su Ibiza, No, non c'era c'era ancora. Cristian Zicca che faceva il direttore di qualcos'altro, Ok. però intanto c'era Federica Pellegrini che... Sì. Oggi E 16 vola, anni vola, fa. vola. Poi tra l'altro questi ricordi, no? Perché io onestamente non tengo scritte le date, però quando me lo ricordano fa un certo effetto perché, cavoli, 16 anni fa, oggi vincevo la mia prima medaglia olimpica, quindi Vola il tempo. Senti, ma che idea ti sei fatta? Adesso sinceramente, Federica, sì. perché questa Olimpiade si rifarà il prossimo anno, ma è sempre in qualche maniera un po' sub iudice. No, c'è Sì. sempre questo Questo pensiero, questo è dubbio, il dubbio. sì. Io spero che insomma sciolgano le riserve il prima possibile. È logico che io spero fortemente che alla fine si faccia perché insomma è stata una rincorsa e spero che tra un po' E questa anche perché rincorsa serva a qualcosa, il sigillo ecco. mette il piedino lì. Sì, mettere il piedino lì, la quinta Olimpiade, E poi tutto il tutto resto. molto bello, però insomma sì, prima devono dare la conferma e così anche mentalmente tutti noi atleti saremo un po' più tranquilli, ecco. Senti, siamo a Roma, la tua seconda città. Sì, di adozione. Tu lo sai che nel 22 ci sono gli europei, quelli lì. Domanda da 1 milione di dollari. Allora. Allora, come ti metti lì? Perché poi dopo tutti quanti dicono, la No, ma Pellegrini lo anche i farà ragazzi mi perché... dicono, ma figurati se smetti l'anno prima degli europei a Roma. Tu devi chiudere a Roma, ok? Però io per andare avanti a nuotare non sarebbe un problema, ok? Nel senso che per andare avanti a nuotare non avrei nessun tipo di problema a faticare, a continuare a spingere, così. Il problema è che devo fare una scelta diversa, cioè dopo le Olimpiadi io sarò davanti a un bivio se scegliere comunque di creare una mia vita personale fuori dal nuoto e avrei anche Il diritto? l'età e il Vabbè. diritto giusti, ecco, per non andare troppo oltre, Cioè, a meno che tu non oppure faccia un figlio, voglio dire, poi il resto se ti fai la vita personale, voglio no, dire, fai la... certo, però ecco, Il sì, 22 è lì, è lì. Il tempo vola, quindi penso vediamo, che vediamo. Federica Pellegrini... Perché porteresti per mano tutto quanto il mondo del nuoto, no? Perché poi alla Beh, fine... io lo farei solo perché io comunque mi ricordo il mondiale di Oh, mi Roma. raccomando, balla bene questa intervista, Ah, c'è Gianni Nagni che ci controlla, c'è la specchia della Niene. Memore del mondiale a Roma e avendo avuto la fortuna di aver vissuto quel mondiale,
E c'era anche Alberto, che mi ricordo. Solo a pensarci, bravo, ecco, bravo. Quindi... fatto venire la pelle d'oca pure a me, pensando a Alberto Castagnetti. Senti, c'è un uomo nuovo, che non è l'uomo nuovo come magari uno Alex. Può pensare, Alex Di Giorgio, che è ritornato. Ti ricordi? È una lunga storia anche quella. Il Lepre 1. A volte ritornano, però mi dicono che è funzionalissimo a Federica. No, intanto è diventato molto, molto più forte di quello che era. In allenamento è veramente molto più forte, molto più preparato, e quindi per me è stato un innesto importantissimo, sia personalmente, perché andiamo molto d'accordo caratterialmente, e sia perché comunque in allenamento, alla fine, avendo le stesse caratteristiche, preparando la stessa gara, è uno sprone veramente importante, perché comunque lui è logico che va più veloce di me, anche perché però ogni tanto fare 1,47. La manina riesce a mettergliela davanti. Ogni sì. tanto sì, ecco, però non questa spesso. Questa è la cosa importante, questa è la cosa importante. Quindi voglio dire, Di Giorgio c'è, la Pellegrini c'è, Giunta c'è, sì. tutto il contesto c'è, relax sì. totale, sì. c'è anche su Inbiz che ti, sì. ti insegue da quel dì, e mi ricordo, siamo ritornati amici. sì. Ci vogliamo di nuovo bene. Alla prossima con Swimbiz. Ciao.